Che cosa? Vedo che qualche volta anche il tuo autocontrollo cede all'ira. Questo mi tranquillizza. Quella volta non sono riuscito a salvare Kuronue perché... Kurama! Lascia stare. Ognuno di noi si porta delle ferite nel proprio cuore. E quelli che invece si vantano di non averne valgono ben poco, credimi. Andiamo. Sì. Maledizione, adesso che cosa facciamo? C'è una chiusa, possiamo passare di là. Come? Bene, andiamo. Presto. Un altro? Ma chi è quello? Luridi vermiciattoli, non ne avete ancora avuto abbastanza? Ah, ma vedo che siete ancora animati da uno spirito bellicoso. Non vi è bastato vedere come abbiamo ridotto la vecchia e la ragazza del tempio? Che cosa hai detto? Questo vuol dire che allora sei stato tu a fare del male alla vecchia Genkai e a Yukina. E se anche fosse così, che cosa potresti farci tu? Maledetto! Adesso ci penserò io, Kazuma Kuwabara, a fartela pagare cara! Hie, ma sei impazzito! Lascia che ci pensi io a sistemarlo. Tu ormai hai esaurito del tutto la tua energia. Non mi sfuggirai! Kie, non puoi battermi come se fossi un essere comune. Il mio occhio maligno è molto più potente del tuo, non hai possibilità. Che cosa? Quello è uno dei tre arcidiavoli, si chiama Raibo. E quali sarebbero i suoi poteri? È un vero e proprio mostro. Grazie al suo occhio maligno riesce a provocare pensieri malvagi nell'avversario ad impadronirsene. Che cosa provoca pensieri malvagi? Questa volta Hie è veramente in pericolo. Spada di fiamme sterminatrici! Risveglia tutti i pensieri malvagi che hai seppellito nella tua mente. Che cosa? Avanti! Lascia che venga alla luce tutto il male che hai dentro di te. Modo songai mantai bogai. Modo songai mantai bogai. Modo songai mantai bogai. Modo songai. Ehi, guardatela! Yeah, no!
Se continuo a fissare lo sguardo in quel volto malefico, finirà per sprofondare anche lui nel mondo maligno di Raigo. Sta perdendo il controllo! Bravo! Apri anche tu i tuoi occhi maligni. Comincia a produrre odio nel tuo cuore per i tuoi amici che sono soltanto degli ipocriti. La tua vera natura in realtà è perversa e cattiva. E adesso attaccali e uccidili! Cosa? Coraggio! Dimostra a tutto il mondo quanto è potente la tua malvagità. Che cosa aspetti? Distruggili! Yeah! Fermati! Cerca di produrre l'onda del dragone nero. E se dovesse decidere di usarla per colpirci, che cosa ne sarebbe di tutti noi? Yeah. Tu non cercheresti mai di ucciderci, mai. È il momento, coraggio, colpisci! Non è possibile! Quel matto di Ie è caduto in preda alla sua natura demoniaca! Accidenti! Ti sbagli! Ie! Dovresti conoscermi meglio, mostro! Cosa? Maledetto, no! La barriera è svanita! Allora abbiamo la strada aperta! Yay! Tranquilli, non è possibile incantare i miei dragoni neri con un terzo occhio così debole. Ma che cosa significa? Che Yay non è mai stato sotto l'incantesimo dell'infero. Come? Yay! Che c'è? Ha prodotto l'onda del dragone nero usando il suo terzo occhio e per farlo ha esaurito tutta la sua energia. Yeah, è tutto a posto. Non preoccupatevi per me, non c'è molto tempo. Sbrigatevi. Hai ragione. Andiamo. Sì. Accidenti, sei veramente un bel tipo, sai. Finisci sempre per essere di peso a qualcuno. Su, andiamo. Non perdiamo tempo, abbiamo ancora un bel po' di lavoro. Presto! Sono là! Andiamo! Raigo e gli altri sono morti. Comunque non ha molta importanza.
Se recupero la gemma degli inferi, sarò finalmente in grado di trasformare il mondo degli umani in quello degli inferi e soddisfare la mia sete di vendetta.